Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Zo Players. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati con Brumble The Mountain King. Dunque ragazzi, nell'ultimo episodio ci è stato narrato di una specie di peste che ha colpito questo villaggio dopo una pesante caccia alle streghe. E i morti sono risorti e si sono cibati dei sopravvissuti del villaggio, nonché ragazzi di una anziana signora che gironzola all'interno del villaggio vestita di nero tipo la morte, raga, con un rastrello in mano. Ora, no, corri zio. Eccoli qua morti, ragazzi. Zombie maledetti. Dicevo, ragazzi, abbiamo intravisto questa specie di signora anziana che dovrebbe rappresentare la morte con un rastrello in mano. Ok, noi andiamo avanti, siamo ridotti uno schifo. Questo, raga? Un momento. C'è una porta che porta a nulla? Ah, non un tavolo, ok. Tipo una barricata. Comunque, ragazzi, questa strana signora anziana l'abbiamo intravista anche noi, raga. Nello scorso episodio, sicuramente una rappresentazione della morte, quindi della peste. È una chiesa? Tipo? Allora, quello che non ho capito, raga, è che ci sono parecchi disegni di candele, fiori, qua del genere. Ora cerchiamo di capire meglio. Molto buia la situazione, sono illuminate delle cose all'interno. Momento, voglio dare un'occhiata qua, raga, prima. Ok, qua è pieno di zombie. Qua su non possiamo salire? No. Allora, questa zona è piena di zombie, un bel bordello. C'è una bella X, non possiamo entrare. Allora l'unica via è questa, raga. Ok, allora con calma. Io non accendo la luce, raga. Anzi, vediamo un attimo al volo. Ok. Sicuramente c'è della roba poco piacevole qua, ragazzi. Situazione molto buia. Allora, dobbiamo ricordarci che gli zombie comunque ci vedono, ci individuano se siamo illuminati, quindi... Ci sono delle scale che portano su in alto, ma c'è una via di qua anche. Voglio dare un'occhiata su. Ok. Vediamo se precipita di sotto. Bella lì. Ciao stronzo. Sicuramente lì c'è l'uscita, quindi torno indietro un attimo, raga. C'era una zona che abbiamo saltato, probabilmente ispezionabile. Vediamo, eh. No? Non mi ci fa andare, quindi niente. Ok, vabbè, torniamo su in alto. Era giusto una curiosità mia, ragazzi, per non saltare magari dei racconti. O no, anche dei collezionabili. No, di qua. Io, secondo me, qua mi pizza. Ok. Vieni qua, zio. Bella lì. Vediamo, raga. Con calma. No, non vi incazzate. Con calma. Allora, devo attirare sto stronzo di qua. Ah, cazzo. E adesso? Ok. Che culo. Ciao. No, manca la leva. Non abbiamo la leva. Quindi la leva è qua. Da qualche parte. E adesso? Ok, c'è un'altra via. Perfetto. No, anche... Sì, vieni di qua. No! Capisco, raga, momento, però vedo qua. Ok.
che era quello di prima. Fanculo. Non l'avevo intuito. Dimmi che qua la leva. Perfetto. Recuperata. Giusto? Non sembra esserci nient'altro, però diamo un'occhiata. No, non c'è nient'altro. D'accordo. Allora, leva. Liberiamo. Vabbè, una trave. Un attraversamento, dai. Termine più corretto. Ok. Con calma, Holle. Ci saranno altri stronzi sicuro qua, raga. Infatti. Non vedo se ci sono buche. Ci sono delle scale, perfetto. Secondo me è tutto illuminato così qua. Cosa c'è? I topi. Ok, maledetti stronzi. Ratti schifosi. Perché questo... Questa cosa qua? Non capisco. Vabbè, forse giusto per una lettura. Di là c'è un orologio, ma non possiamo passare. Usciamo da quella porta lì. 99 su 100, raga, però fatemi dare un'occhiatina veloce. No, non c'è nient'altro. Va bene. Oh, luce del giorno. Perfetto, raga. Allora, noi arrivavamo da qua. Sicuramente. Anche se non sono esattamente sicuro, raga. Noi arrivavamo da là, giusto? No. Da quest'altra casetta qua. Ok, quindi dobbiamo procedere qua a sinistra. Va bene. Ok. Allora, raga. Do un'occhiatina all'esterno e poi entriamo qua dentro. Ci sono quelle maledette arrampicanti. Non dovrebbe esserci solo di notte, sti cosi qua, sti rovi. Aia. Aia, raga. Porco cane. Ma... è gente tipo impiccata sta qui. Mi aspettavo qualcosa, ma non no, una roba del genere. Pensavo tipo in uno zombie. Va bene. Non c'è nient'altro. Via, 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 via. Ok. Siamo messi male, Holle. Non ti vedo esattamente al top. Abbiamo raggiunto quella che sembra essere una chiesa, raga. Ok. Una cattedrale, bella. C'è una tizia accasciata lì a sinistra e così un prete morto a terra. Questo? Ok, un libro. Però dove va piazzato sto libro? Tipo qua? Non saprei, raga, momento, eh. No, devo trovare dove va inserito. Dove va piazzato. Se no non posso mollarlo. Come mai? Ah, sicuramente dobbiamo raggiungere il piano su in alto, giusto? Però non so dove va più. Un momento.
una candela accesa. Forse il discorso della candela rappresenta la speranza. Per questo è disegnata un po' ovunque. Ah, ok. Giustamente qua. Devo raggiungere quella grata lì. Allora, abbiamo un altro libro qua a destra. Ok. C'è qualcos'altro, mi pare che siamo tutti ragazzi. Allora, riesamino le candele, 2 secondi. Ok. C'era qualcos'altro qua. Vabbè. Ah, dovremmo esserci. 3 libri, dovremmo poter riuscire a scalare. Ok. Dunque, Ulle, dove stiamo andando a parare qua all'interno di sto villaggio? Dovremmo affrontare tipo la morte? La signora Correastrello? Aia! Ecco qua, ci hanno zoppati, raga. Ok, si è ripreso. Occhio ai morti. Non ti fidare, zio. Ok. Del cimitero. Devi dare un'occhiata all'uscita. No, stanno rianimando. Di qua. Ok. Via, 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 non mi fido questi sfo. Ecco qua. Perché li sento avvicinarsi? Ok, li abbiamo attirati da sto lato. Com'è sfondano qualcosa? Campo aperto così si a darsi la gamba, raga. Ecco, lo sapevo. Via, 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 via. Di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua. No, 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 c'è una mandria che ci sta inseguendo. Ok. Sfonda sicuramente anche quel muro, raga. Via, via. Gazzo. Si è tramutato in un survival zombie. No. No. Corri, Ulle. Salvato uno zombie, ma talmente idiota che si è lanciato in acqua. Ha raggiunto i suoi compagni. Ok, raga, siamo arrivati ai piedi di questa specie di torre. Vediamo un attimo. Scaliamola. Però io non capisco, raga, non dovevamo raggiungere una montagna, tipo. No, 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 un momento. C'è qualcosa qua, un collezionabile? Sì. La vecchia Corrastrello, quindi ogni collezionabili sono i vari mostri delle leggende che stiamo affrontando. Ok. Mi sa che ne abbiamo persi allora. Qualche collezionabile l'abbiamo perso, raga. Bella alta sta torre. No, un'eclissi solare. Cattivo presagio. Sempre più figo sto gioco, ragazzi.
perché stiamo ridando vita a qualcosa tramite la luce di Galadriel. Succede. Che questo è il nostro Hull che imbotta. È l'anziana signora. Dovrebbe essere quella, raga. Succede, tipo mezzo buio. Pure di schiattarci qua, raga. Però mi sa che è l'unica strada. Ok. Non so se è l'eclissio è quel coso che abbiamo acceso che sfarfalla la manetta, ragazzi. Ci andiamo a gambe con una barca. Grande. Eccola lì la montagna. Perfetto. C'è qualcosa in mare? Remiamo, remiamo. Ah, siamo tornati belli splendenti, ragazzi. Ci siamo dati una ripulita. Meglio così. Remi più, zio, perché? So che è pesante, ma dobbiamo arrivare dall'altra parte. No, no, la morte col rastrello, raga. E adesso? Cosa ci fa vedere? Ci ha accecato. Ok. Siamo finiti qua. Ah, boss, ragazzi. Allora, un momento, devo capire cosa dobbiamo fare. Cosa? Ok, devo schivare i sorci e colpirla all'occhio. Veloce, zio. Fuggi. L'occhio. Bam. Grossa. Via. No, 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 no. Ok. Bam. Un occhio li abbiamo accecato, ragazzi. Ora tocca l'altro. Devo fare attenzione al rastrello. Un attimo schiantarci. Sorci. Ok. Ragazzi, abbastanza semplice. L'abbiamo accecata. No, non è finita. Corri, zio. Rema. Ci vuole mollare. Non so, raga, io continuo ad andare avanti. Sì, giusto. Ok, secondo round. Allora, il primo è stato semplice, ragazzi. Mi sa che questo invece
sono morto. Lo sapevo, ma sono mandata proprio alla grande. Ora ci vuole divorare, da stronza. Occhio al rastrello. Ok, perfetto. Bella lì. Allora, vediamo un attimo, raga. Andiamo a saltare. Ok, bastava saltare. Va bene. Niente di così complicato. Allora, risorci. E sono cresciuti nel frattempo. Ok. Ci schiatta però. Occhio. Trozza. Aia. Ok. Vabbè. Devo eliminarli finché non trovo quella giusta. Altri sorci giganti. Vai. Ce l'abbiamo fatta? Sì. Ok, sta subendo il colpo la zia. C'è sicuramente un altro step da superare, ragazzi. Si è ripresa? Abbiamo una remata veramente scarsa comunque. Dobbiamo allenarci qua. Pettorali alti, posso schiarsi. Niente ragazzi, perché se no ci schiatto sicuro. Ok, non l'ho colpita, porco schifo. Questa con i vermi faccia. Ok, bella lì, andata. Allora, molto semplice, achievement sbloccato, peste. Meno male, dai, questo boss non è stato un granché, però. Ne abbiamo. Oh, cazzo, che cambio di dettaglio, ragazzi, grafico. Dai, ci siamo o devo remare ancora per altri tre quarti di gameplay? He had overcome the darkness. Vai, zio. He had reached the mountain. Bella lì. Ci siamo. Finally find his sister. Non avevamo ancora finito di remare. Grandi. Ole.
Allora, ragazzi, siamo ai piedi della montagna, vediamo. C'ho sempre la luce? Sì, grande. Che fine avrà fatto nostra sorella, ragazzi? Sarà ancora viva? Diventa tutto bianco e nero qua. Come nei nostri incubi. Qui sono i rovi. È un fiume di sangue. Bella lì. Adesso... Non è che c'è un'altra via, un'altra... Non so, raga. Qua ci schiatto sicuro, ma mille per mille. No. Ok, ci tocchiamo a pelo. Ora ne usciamo tinti di rosso, sicuramente. Bella lì. Questo è un tocco di classe, raga. Anche le impronte insanguinate. Va bene. Questo comunque mi sembra tanto un sogno, poi fondamentalmente, che sicuramente è quello, ragazzi. Perché comunque andiamo, ritorniamo nel punto in cui è partito il tutto, quindi... As he reached the summit, Olle felt regret. Forse devo eliminare queste qua, ok. Ok, venisse portata via, quindi rammarico. Ci passo di qua senza schiattarci. Quindi parecchi sensi di colpa. Stood before him, and he wished he could ask their forgiveness. Comunque, achievement sbloccato, Bramble. Quindi, profondi sensi di colpa. Per varie cose che abbiamo fatto e che non siamo riusciti a fare. Ok. Tipo un palazzo reale sto qua. He had reached the end that Tuva had pointed him towards. Now, entering the halls of the mountain, Ulle was ready to find his sister. Questo è tipo il re della leggenda, raga. Non saprei, credo di sì, perché è tipo la spada con cui abbiamo infilzato il mutaforma che ha preso appunto la forma dalla nostra sfera, era così. Allora, qua devo cercare qualcosa perché non mi fa uscire, quindi... Ok. Biblioteca. Ok, raga, allora siamo in trappola. Non mi dire che è un labirinto perché mi metto a piangere. Ok. Siamo tornati dal vecchio. D'accordo.
Quindi inizialmente siamo passati dalla porta, dal cancelletto frontale, siamo usciti di qua a sinistra, probabilmente dobbiamo percorrere questa strada ora, questa qua a destra. Exhausted, bloody, and at his wits' end, King Nils came to a witch's house on the outskirts of his kingdom. Ok, riprendiamo la storia del re. He fell to his knees, begging the witch to help cure his son, and she agreed. The witch explained that the flower held tremendous power that could only very carefully be used for good. Sembra il fiore dei rovi, raga. The witch instructed he only use a single petal. Using the whole bloom would only invite death. D'accordo. Ulrich began to recover, but discontent at the royal line had grown in the kingdom following King Nils' bloody campaign. The next day, King Nils found his son dead. And the last light holding his darkness at bay was snuffed out. Ok, quindi è stato ucciso il principino. Forse per vendetta. Heartbroken, King Nils turned to the bloom which had promised life and instead saw it as an escape from his suffering. Ecco, cosa sono quei rovi? The witch, having come to visit the king and the prince, looked at the nightmarish scene in despair. She raised a mountain on top of King Nils and shackled him using the same bramble that he let loose upon the kingdom. D'accordo, raga. Ecco svelato il mistero. And to this day, the trolls still feed him as punishment for his evil deed. Quindi nostra sorella è stata portata all'interno di quella montagna lì dal troll per nutrire il re rinchiuso. Un momento, c'è un altro libro qua, raga. Long ago, there was a peaceful Ah, kingdom. ma l'avevamo già letto questo qui. She gave. Ok. Va bene, si è aperto questo cancelletto, quindi presumo che è d'obbligo andare da questa parte. No, muro invisibile. Allora, che stanza è questa, raga? Mi sa che è la stanza del principe. Ok. No, volevo vedere quell'altra. Il re col piccolo. Vabbè, la regina è il re, d'accordo. Mancano le lancette. Qua c'è scritto 6. Ok. Quindi un indizio. 6. Vabbè, ci riposiamo un pochetto. Basta riposarsi. La spada? 10. Allora, 6, 2 e 10. Ci servono le lancette, però. Allora, noi siamo arrivati da qua. Non si apre? La porta non si apre, raga. Quindi. Ora ridiamo un'occhiata all'orologio perché mi sembra appunto che mancassero le lancette, ma.
Proviamo a uscire di qua, ovviamente. Ah beh, ci siamo cambiati. Abbiamo messo gli abiti del principino, ragazzi. Ok, abbiamo trovato una lancetta. Vediamo. Però bisogna capire qual è la successione, perché secondo me questo va sul 10. Ma proviamo a lasciarla qua. Mancano le altre lancette. Ora vediamo un attimo, ragazzi, si può aprire questa porta. Niente. Di qua non posso andare. Vedo anche un cavallo lì. Un momento, raga, forse non ho ispezionato per bene. Infatti. Questo è un collezionabile? No. C'è qualcos'altro qua, raga. Un coltello. Vabbè, a parte la spada che l'abbiamo vista, esaminata prima. Ok, questo è il collezionabile del re. Devo ridare un'occhiata e capire, ragazzi, perché non so. Allora, raga, io ho girato un altro po' tutto quanto. E guardando i quadri, raga, abbiamo soltanto una lancetta. Quindi, in successione, da sinistra a destra, abbiamo un 6, che era nel bicchiere. Un 2 nel cofanetto. E un 10 nella spada. Ora proviamo. Dunque, quindi li selezioniamo ogni volta. 6 qua, 2, 10. Ok, bastava semplicemente andare in successione. Va bene, io cercavo altre lancette, c'erano tre buchi, era ingannevole la cosa, ragazzi. Ci ha sbloccato qualcosa? Sì. Non la porta. Una chiave per la porta. Ok. La chiave del re. Non mi piace. Siamo fuori, nuovamente all'esterno. Cioè, no, non all'esterno, tipo nel salone principale. Gigantesco, raga. Beh, comunque siamo rinchiusi nel palazzo del re. E lui dovrebbe essere qua dentro. I troll lo nutrivano, quindi anche nostra sorella dovrebbe trovarsi qui. Si è svegliato, ok. Via, 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 via. Veloci. Di qua, di qua, di qua. Cosa succede? Tipo una pressa, cos'è? Ah, ok, quindi è cisciotta sta roba qua. D'accordo. Via, veloci, 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 veloci. Giù. Non so dove dobbiamo andare, raga. Forse sopra sti cosi qua. Sì. Gira, 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 gira. No, 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 devi andare di là. Pulle. Ci schiatto. È andato a culo, raga. Ok. Ok,
gruppo. Veloce, 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 veloce. E dai, maledetto cane, veloce, giù. Perché non salti? Dai. Ci arriviamo. Devo usare la spinta del soffino. Cazzo no. Questa era l'ombra. Veloce, veloce, veloce. Che culo. Ok. No. Ma perché, zio? Perché? Ok. No, riprendiamo dal punto in cui sono morto. Bella lì. Ah, che culo. Per poco. Un momento che qua ci frega. Fermi qua. Dai, 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 dai. Ancora poco. Ok. Bestia, che porta imponente, raga. Dobbiamo eliminare i fiori. Ma non è che facendo così, ragazzi, liberiamo una minaccia abbastanza tosta? Che secondo me è il re qua dietro, rinchiuso qua, e noi lo stiamo liberando. La gate that was meant to be closed forever, now opened. Infatti. È diventato un angelo caduto il re, cos'è? Sì, c'è una bestia gigante di là, in fondo, è un altare. The mountain king who was meant to be hidden forever was now revealed. He just had to reach the sack before Lilimur ended up as the giant's dinner. Ok, nel sacco nostra sorella, ragazzi. Allora, non so se possiamo scalare la montagna da qua, ma non credo. Infatti, dobbiamo fare il giro. Quindi ecco perché i troll devastano il territorio, i villaggi, portano da mangiare a sto stronzo. Allora, dobbiamo salire sulla spada. Da qua invece, raga. Ok. Sai dover saltare da qualche altra parte. Occhio alle spine a terra. No, calma zio. Ok. Bel bordello. Allora. Dov'è? Ok, non lo vedevo più. E lo stronzo è lì. Raga, sicuramente dobbiamo affrontarlo. Non si fa a portare via così facilmente il mangiare. Eccoci. Meglio star fermi, no? Tanto mi posso muovere. Ok. Eccolo. C'è solo nostra sorella lì dentro, sicuramente. Altro il merdoso. No. Ah.
lo imboccano. C'è proprio servito e riverito, ragazzi. C'è lo imbocca. No! No! Era lì. Abbiamo anticipato il troll. Se l'ha mangiata. Aveva fame, non gli bastava la tizia. Giustamente. Ok. Ecco qua. Ci ha pizzata la grande. Addirittura la forchetta. Via. Ok ragazzi, si parte contro il re. No, 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 no. Sì, sì, brutta merda. Porco boia. Se è preciso qua il sovrano. Tutto schifo. Ok. La forchetta no, 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 è peggio. Aia. Veloce, 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 Zoa. Ti fa rinforchettare. No, no. Via, 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 via. Ok. No, mancato. Bella lì. Di nuovo con sto coltello, brutta merda. E adesso? Ok. No. Manca l'ultimo. Ok. Prendo un po' la spada alla grande. Ma come si pavoneggia lo stronzo? Lo scettro anche. Doppia arma. Rinati anche i fiori, che palle. Ok, boss fight Ganza, ragazzi, non male. Mi sono inchinato, devo saltare, va bene, l'ho convinto inchinandomi, ragazzi. Vediamo lo scettro. Bella tosta, ragazzi. Bella tosta. Ok, vengono giù anche i massi. Allora ragazzi, sono arrivato quasi in fondo, ma ci schiatto all'ultimo. Ha aumentato il ritmo sto stronzo qua, raga. Non c'è difficoltà. La spada fa avanti e indietro ora, la territorio. Ed è quella meno temibile. Poi c'è un'altra combo che utilizza spada e scettro insieme. Dai, va di spada, ok. Preferisco. Bella lì. Corri, Ulle, non ti fermare. No, 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 questa la odio, raga. 99 su 100 la sbaglio sempre. Vai di spada, mi gasi, zio. Allora, sono arrivato fino a qua, raga. Dopodiché ci schiatto. Sono ancora riuscito ad eliminare l'ultimo fiore. Ok, aspettiamo, aspettiamo un attimo. Vai.
finalmente. But the bramble weakened. The Mountain King saw clearly for the first time in centuries. And what he saw reminded him of his beloved son. Ecco, eravamo vestiti anche come lui, quindi ci ha confuso praticamente con suo figlio. He would not lose him again. This time, King Nils would overcome the darkness. Ok, quindi il re vuole sconfiggere l'oscurità. Noi possiamo dargli una mano? Magari riesce a risputtacchiarci fuori nostra sorella. E cosa possiamo fare noi? King Nils tore the bramble rooted in his back and brought it all to an end. Ok. The only way to get to Lilimur was now up and in. Ok, dobbiamo farci divorare? Quindi vabbè, il re era tipo accecato da questa oscurità, non sapeva neanche quello che stava facendo. Prova a salire qua su, ragazzi, vediamo un attimo. Dobbiamo saltare verso la barba. Achievement sbloccato, The Mountain King. Non posso andare su là. No, sono decollato. Spappolato, raga. Che è uscita nostra sorella. È uscita a liberarsi. Ma Hull? Aia. Siamo morti. Dopo tutto il culo che ci siamo fatti, siamo morti così, schiacciati dal re gigante. Tuva had one last gift to give to Ole. Immaginavo, ragazzi. Grande Lady Galadriel. Ci ha donato la vita. Bello. Grande. Always look after his friend. Il nostro amico Gargoyle. Corri, zia.
nightmare woke her up. Frightened by her memories, she searched for her brother's comfort. But he was nowhere to be found. Ok, utilizziamo la sorella di Hull. Questi sono i nostri collezionabili, li abbiamo persi parecchi, raga. 1, 2, 3, 4, 5 collezionabili su 7, 9, 11. Su 11 collezionabili, ne abbiamo lasciati indietro parecchi, raga. Vabbè, peccato. Ok, non credo che si possa fare nient'altro qua, raga. Se no magari provare ad uscire fuori. Altro achievement sbloccato, raga. Home again, nuovamente a casa, di nuovo a casa. However, the darkness outside did not scare her. Because she knew she had her brother. Ok, bellissimo ragazzi, siamo arrivati al termine di Bramble the Mountain King. Vediamo un attimo se dopo i titoli di coda c'è qualcos'altro. Peccato ragazzi, non c'è nient'altro da visionare, però vabbè, ci sta. Siamo arrivati al termine di Bramble the Mountain King, un titolo fantastico, promosso a pieni voti, e qualità-prezzo vale fino all'ultimo centesimo che viene richiesto per l'acquisto di questo titolo. Ve lo consiglio vivamente, vi consiglio di giocarlo e naturalmente di possederlo nella vostra libreria personale di Steam o delle altre piattaforme, perché è un gioiellino da collezionare questo qua, raga. È riuscito a coinvolgerci veramente tanto, personalmente parlando, ma penso anche a tutti quanti voi, soprattutto per i paesaggi idilliaci che ci ha mostrato, quindi una goduria per gli occhi, giochi di luci e di colori studiate veramente al top, bellissimi, nonché la musica in sottofondo era molto coinvolgente, riusciva a trasmetterci realmente ciò che ci veniva mostrato nel paesaggio, e ci sono stati anche dei momenti che è riuscita a trasmetterci tristezza e malinconia, tipo quando non siamo riusciti a salvare il bimbo, ma in generale con tutte le storie e le leggende che ci sono state raccontate, quelle del violinista, la ragazza del villaggio, il villaggio attaccato dalla peste, i due innamorati che si sono separati, non sono più riusciti a rincontrarsi, e via discorrendo. Quindi c'è una narrativa all'interno veramente notevole e di grossissimo interesse, che riesce a coinvolgerti al 100%. Naturalmente bellissimo anche l'effetto della cam quando, diciamo, inquadra in lontananza, inizia ad allontanarsi leggermente piano piano, e ci mostra la maestosità del paesaggio che circonda il nostro personaggio Hulle. Veramente bello anche il sistema di cam. Se posso dire di un piccolo difetto che ho riscontrato all'interno del gameplay, è il sistema di puntamento contro i boss, anche se secondo me è stato volutamente lasciato così, abbastanza grezzo e non esattamente preciso, e non rispondeva al top, per aumentare leggermente il livello di difficoltà contro i boss, perché diciamocelo francamente ragazzi, essendo un titolo in cui non si può scegliere un livello di difficoltà quando si parte con la nostra avventura, probabilmente queste piccolezze qua che sono state lasciate appunto per aumentare leggermente il livello di difficoltà del titolo, come appunto il fatto che i boss ci sciottano appena ci riescono a pizzare durante il combattimento nell'arena di gioco. Quindi sono piccolezze che sono state lasciate, secondo me, per aumentare leggermente, ma non di tanto, ma leggermente, il livello di difficoltà del titolo, se no sarebbe veramente troppo semplice come titolo, troppo semplice da portare a termine, anche se nonostante tutto ragazzi non è un titolo complicato da concludere, lo si conclude tranquillamente senza troppo nervosismo e con una serenità assoluta ragazzi, veramente un titolo da 10 e lode. Parlando del finale ragazzi, secondo me i due personaggi hanno sognato, quindi era un sogno, un incubo, che però questo incubo ha sviluppato un'unione ancora più forte tra fratello e sorella, quindi il succo del discorso è che può succedere quello che può succedere, però posso sempre contare sul fatto che
mio fratello o mia sorella, oppure comunque sia tra fratelli, bisogna essere sempre presenti e darsi una mano. Questo è quello che mi ha trasmesso il titolo sul finale. Sono contento di averlo portato sul canale. Naturalmente fatemi sapere la vostra, ragazzi, nei commenti, cosa ne pensate di Bramble the Mountain King. Io ringrazio tutti quelli che hanno seguito la serie. Naturalmente ci rivediamo sul canale con altri gameplay, altre serie e altri horror. E come al solito, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate qualche like, condividete e ci becchiamo al prossimo video. Ciao!